l'universo di colpo si è aperto nella sua inaspettata vastità agli occhi di Edwin Hubble, la nuova astronomia necessita di strumenti ancora più spettacolari per scandagliare i recessi più lontani. Fino a quel punto gli specchi erano stati sufficienti, surclassando ampiamente le lenti, ma adesso questo non basta più, servono specchi sempre più grandi. Come costruirli è un grosso problema. Oltre i 2 metri di diametro, infatti, cominciano a rendere la vita difficile agli ingegneri e agli astronomi per via della difficoltà di lavorazione. Qualcosa andava pure inventato e non molti sanno che fu un italiano a trovare la soluzione, l'astronomo Guido Horn d'Arturo, che all'inizio degli anni 30 del 1900 se ne uscì con un'idea tanto semplice quanto rivoluzionaria. Avete presenti Lego? La loro produzione iniziò nel 49, ma nel 30 Horn d'Arturo ebbe un'idea comicamente antesignana. E se costruissimo telescopi a specchi composti da tanti piccoli con gli specchi aggregati tra di loro, si mise immediatamente a lavoro e riuscì a costruire un telescopio segmentato da 1 metro di diametro. Vittima delle leggi razziali emanate nel 38, dovette aspettare la liberazione e la fine della guerra per tornare al lavoro e costruire uno specchio di 1,8 metri di diametro, composto da ben 61 specchi esagonali. Sul pezzo posizionato sul pavimento di un'ala della torre della Specola di Bologna, permise di ottenere oltre 17.000 raste fotografiche, con le quali D'Arturo e i suoi collaboratori compirono una rassegna sistematica del cielo zenitale, ovvero quella porzione di cielo che si trova direttamente sopra le nostre teste, scoprendo una dozzina di stelle variabili. Il successo però, come spesso accade con le idee geniali, tardò ad arrivare. L'idea era vincente, le limitazioni tecnologiche del tempo meno. Bisogna aspettare ancora qualche anno affinché la tecnologia sia sufficientemente matura e i telescopi segmentati comincino ad avere successo. Oggi noi ricordiamo Horn d'Arturo attraverso il telescopio segmentato a lui dedicato più grande in Italia, ASTRI, che si trova nell'osservatorio di Catania a Serra la Nave, ma anche attraverso tutti i grandi telescopi del mondo, che guarda un po' hanno specchi segmentati. Tra questi troviamo ad esempio i telescopi installati in Cile, i telescopi delle Canarie e quelli delle Hawaii. Eppure rimane un problema. Arrivati a un certo punto, le dimensioni, pur quanto grandi, non contano. Vedremo perché.